siamo al Taranto Comics con il principe dei doppiatori, ovvero Gianluca Iacono, noto per aver dato la voce a tantissimi personaggi, ma soprattutto al mitico principe dei Saiyan, Vegeta, in Dragon Ball. Com'è nato l'incontro fra Gianluca e Vegeta? È nato 1000 anni fa, nel senso che io Vegeta l'ho doppiato la prima volta e visto 25 anni fa. Non sapevo chi fosse, non sapevo che tipo di evoluzione avrebbe avuto il personaggio, e invece poi le cose sono successe. Poi all'epoca non c'era internet, quindi poteva essere un personaggio qualunque, invece poi ha avuto l'evoluzione che avete ben presente. E inoltre io stesso poi sono entrato a contatto con fan, con tutti quelli che seguivano e seguono Dragon Ball, in maniera poi che è cambiata nel tempo, quindi oggi poi sono a stretto contatto con i fan, ci sono le fiere, ci sono le robe cosplay e tutto. All'epoca non c'era niente, quindi sono stati 25 anni di un percorso molto lungo e variegato, ecco. Cosa ti piace di più di questo personaggio? La determinazione, l'orgoglio, il fatto che sia, ecco, mi piace, e lo dico a tutti quelli che è il numero due, proprio questo, il fatto che sia il numero due, perché nella vita questa ansia di dover essere sempre il numero uno, e che palle, cioè questa ansia da prestazione di essere il migliore, no, bisogna imparare a essere anche il numero due, anche il numero tre, il numero quattro, cadere e rialzarsi sempre, e Vegeta lo fa sempre con grande dignità e con grande orgoglio, questo mi piace. Da poco ci ha lasciato anche il maestro Toriyama, e il manga adesso, così come il futuro dell'anime, anche sarà sicuramente in mano a Toyotaro. Secondo te il personaggio quali evoluzioni potrebbe avere? Non solo dal punto di vista di trasformazioni. Guarda, sinceramente, allora ti dico, sarò onesto, nel senso che io non seguo il manga perché non sono un nerd vero e proprio, anche un po' per via della mia veneranda età, ho superato i 30 da un pochino, per cui non seguo il manga e non so bene che tipo di evoluzione stia prendendo, però spero semplicemente che Vegeta rimanga il personaggio, come dire, chiave di tanti momenti di Dragon Ball, così come l'è stato fino adesso. Questa è la cosa che mi interessa di più. Nel frattempo è scritto anche e realizzato uno spettacolo, Vegeta è morto e l'ho ucciso io, che a Taranto, se non sbaglio, ancora non è arrivato. No, speriamo che arrivi, ci lavorerò. Di cosa parla? Ma è la storia di questo attore, doppiatore, che si chiama Gianluca Iacono, che torna a casa una sera, finalmente è felice di potersi riposare, invece no, perché le voci nella sua testa continuano a tormentarlo, perché ovviamente uno che fa un lavoro come il mio non è che le voci le lascia chiuse nel cassetto, ce l'ha qua, no? E quindi ci sono poi dei personaggi, che io, tra cui Vegeta, che ho fatto disegnare, animare apposta da dei fumettisti per l'occasione, che ho ridoppiato, che saranno in scena con me, e quindi ci sarà uno schermo dietro, io interagisco con i miei personaggi, quindi parlo con me stesso per metà dello spettacolo. È uno spettacolo pieno di sorprese ed è una figata. Per adesso lo farò appunto, le prossime date sono Firenze e Napoli il 16-17, poi il 30 e il 31 maggio a Milano ai Teatri Filodrammatici. Però sicuramente tornerò in Puglia, ci verrò, adesso quale città precisamente non lo so ancora, ma aspettatemi in Puglia perché arrivo. E a proposito di voci, oltre a Vegeta abbiamo anche Gordon Ramsay, abbiamo Marshall in How I Met Your Mother, quindi personaggi che, diciamo, non brillano per pacatezza, sono sempre molto irruenti. Esuberanti. Che se ci pensi, Marshall alla fine invece, adesso c'è la voce qua, ma Marshall invece è esuberante, però è un simpaticone, cioè niente a che vedere. Gordon si incazza sempre, Vegeta si incazza sempre, Gringio si incazza sempre, ma invece Marshall è simpatico, e anche Roy Mustang alla fine lo è, per cui personaggi simpatici ce ne sono poi a voler ben vedere. E per concludere, un saluto ai lettori di Any Name News da parte di Vegeta. Beh, un saluto a tutti i lettori di Any Name News da parte della voce, fra gli altri, perché esiste un hashtag non solo Vegeta, da parte della voce del principe di Saiyan, da parte di Gordon Ramsay e da parte di Marshall e di tanti altri personaggi. Ciao, fate i bravi.